Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ursoflor Zentiva Italia SRL, ultimo aggiornamento, 2 novembre 2021. Cos'è Ursoflor? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ursoflor durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Ursoflor? Ursoflor è un farmaco a base del principio attivo acido urso desossicolico, appartenente alla categoria degli acidi biliari e nello specifico acidi biliari e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Zentiva Italia SRL. Ursoflor può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Ursoflor 20 capsule 300 mg, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare So.se.Pharm SRL, concessionario Zentiva Italia SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo acido urso desossicolico, gruppo terapeutico acidi biliari, forma farmaceutica capsula, indicazioni, alterazioni qualitative e quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrassatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti, in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel colecto residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari. Posologia. Posologia nell'uso prolungato per ridurre le caratteristiche litogene della bile, la posologia media giornaliera è di 5-10 mg/kg. Nella maggior parte dei casi, la posologia giornaliera risulta compresa fra 300 e 600 mg al giorno, dopo o durante i pasti. Per mantenere le condizioni idonee allo scioglimento dei calcoli già presenti, la durata del trattamento deve essere di almeno 4-6 mesi, fino anche a 9 mesi o più, ininterrottamente, e deve essere proseguita per 3-4 mesi dopo la scomparsa radiologica o ecografica dei calcoli stessi. Il trattamento comunque non deve superare i 2 anni. Nelle sindromi dispeptiche e nelle terapie di mantenimento sono sufficienti dosi di 300 mg al giorno, suddivise in 2-3 somministrazioni. Le dosi possono essere modificate a giudizio del medico. Popolazione pediatrica, non è previsto il trattamento di pazienti in età pediatrica. Controindicazioni Ursoflor è controindicato in gravidanza ed in presenza di ulcera gastrica o duodenale in fase attiva. Acido urso desossicolico non deve essere utilizzato in pazienti affetti da A. infiammazione acuta della colecisti o delle vie biliari. B. occlusione delle vie biliari, occlusione del dotto biliare comune o cistico. C. coliche biliari frequenti. D. calcoli calcificati radioopachi. E. ridotta motilità della colecisti. F. ipersensibilità agli acidi biliari o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Non somministrare in età pediatrica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: acido urso desossicolico deve essere assunto sotto controllo medico. Durante i primi 3 mesi di trattamento, i parametri di funzionalità epatica AST, SGOT, ALT, SGPT e GGT devono essere monitorati dal, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: acido urso desossicolico non deve essere co-somministrato con colestiramina, colestipolo antiacidi contenenti idrossido di alluminio e barra osmectite, ossido di alluminio, poiché legano l'acido urso desossicolico nell'intestino e ne inibiscono l'assorbimento e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ursoflor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ursoflor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non vi sono dati o vi sono limitate quantità di dati sull'uso dell'acido urso desossicolico in donne in gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: l'acido urso desossicolico non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Effetti indesiderati: la valutazione degli effetti indesiderati si abbassa sui seguenti dati di frequenza:
molto comune, e un decimo, comune, e un centesimo, raro, e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, può manifestarsi diarrea. In generale, altri sintomi di sovradosaggio sono improbabili poiché l'assorbimento dell'acido urso desossicolico diminuisce con l'aumentare della dose e quindi viene maggiormente escreto con le feci. Non sono necessarie contromisure specifiche e le conseguenze della diarrea devono essere trattate sintomaticamente con reintegrazione di fluidi e dell'equilibrio elettrolitico. Si conosce solamente una somministrazione di 4 g giornalieri, peraltro ben tollerati. In caso di ingestione accidentale di acido urso desossicolico in quantità altamente superiori, si consiglia di praticare le usuali procedure che sono suggerite nella patologia da intossicazione e di somministrare colestiramina, in quanto questa è capace di chelare gli acidi biliari. Informazioni aggiuntive su popolazioni speciali a lungo termine, la terapia ad alte dosi UTCA, 28, 30 mg/kg/die, in pazienti con colangite sclerosante primaria, uso off-label, è stata associata a tassi più alti di eventi avversi gravi. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Preparati a base di acidi biliari codice ATC. A05A02 L'acido urso desossicolico, UPCA, è un acido biliare presente nella bile umana, dove rappresenta una piccola percentuale degli acidi totali. Esso, proprietà farmacocinetica e l'UTCA per OS, viene assorbito facilmente a livello enterico, captato dal fegato ed escreto prevalentemente per glicoconiugazione con la bile. Poi, parzialmente metabolizzato dalla flora intestinale, viene eliminato per via, dati preclinici di sicurezza. La tossicità sperimentale dell'UTCA è generalmente molto bassa. La DL50 per via orale è risultata 10 g/kg nel ratto, 5,74 g/kg nel topo maschio e 6 g/kg nel topo femmina. Elenco degli eccipienti: amido di mais, silice precipitata, magnesio stearato. Componenti della capsula: gelatina, titanio diossido, E171, ossido di ferro giallo, E172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ursuflora base di acido urso desossicolico sono: acido urso desossicolico Aristo, acido urso desossicolico DOC generici, capsula, acido urso desossicolico EG, acido urso desossicolico Egstada, acido urso desossicolico Milan generics, acido urso desossicolico Ratiofarm, Deursil, capsula a rilascio modificato, Fraurs, Litof, Urdes, compressa, Ursilon, Ursobil, Ursolisin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.